Benvenuti da Rassegna Metropolitana. Il 29 settembre vi presenteremo un corso dalla Schlock con Fiorella Aloisi, che è una insegnante del liceo artistico e delle scuole medie che si occupa di arte e pittura, e che proprio qui alla Schlock terrà un corso di creatività e disegno per i bambini dai 6 ai 10 anni e di pittura, quindi un corso classico per gli adolescenti e per gli adulti. E questo è il terzo anno che lo riproponiamo. E diciamo che sono due corsi diversi tra di loro, perché per quanto riguarda i bambini è più un discorso di laboratorio creativo. Si parte da un input che i bambini stessi propongono, un'idea, un'immagine, qualcosa che insomma carpisce il loro interesse, e da lì poi si gioca con la fantasia, si sperimenta con le tecniche, con i colori, per arrivare a un prodotto finito. Perché una cosa importante, ogni incontro, che dura un'ora e mezza ed è una volta alla settimana, praticamente avrà il suo prodotto finito, quindi si inizia e si finisce, perché nella mente dei bambini c'è piacere nel portare a casa ciò che fanno, e comunque di vedere anche in tempi relativamente brevi, perché comunque stiamo parlando di un'ora e mezza, nascere, crescere e produrre un qualcosa che poi comunque diciamo li aiuta, ecco, a vedere concretamente ciò che loro hanno pensato. Certo, questo è importante, perché viene insegnato ai bambini anche ad avere un obiettivo, visualizzare l'obiettivo, bravo, dove si vuole arrivare, e quindi grazie al percorso che gli fate fare, perfetto, arrivare alla fine all'obiettivo e chiudere il progetto su cui stanno lavorando. Sì. Ma so che fate qualche attività anche per gli adolescenti e per gli adulti. Sì, diciamo che si parla del classico corso di disegno e pittura, quindi si propongono le diverse tecniche che si insegnano, insomma, a gradi, partendo da un disegno, poi anche sperimentando le diverse tecniche grafiche, quindi carboncino, la china, insomma, passando poi per l'acquarello, le tempere, l'olio, fino ad arrivare anche comunque in tempi relativamente brevi anche qui alla realizzazione di una tela o di un prodotto, ecco, che sempre l'allievo propone. Cioè, soprattutto è lui che decide, diciamo, dove vuole arrivare, cosa vuole fare, e soprattutto non c'è una coerenza stilistica, ognuno porta dentro quello che preferisce, ecco, senza costrizioni proprio pratiche e tecniche. Anche un momento di relax. Sì, perfetto. Bisogna dire anche che comunque è tutto abbastanza strutturato, perché non può improvvisare una lezione fatta ad olio, più che può essere una tempera, un'acquarella, eccetera. Tutto comunque viene sempre prima pensato, deciso insieme e poi realizzato. Quindi troveremo Fiorella giorno 29 settembre alle ore 17 in via 10 ottobre numero 114 presso la Schlock per il corso dedicato ai bambini e agli adulti. Ciao a tutti. Ciao, grazie.